Salve a tutti. È da un po' che non ci si sente, ma ho avuto numerosi impegni in questo periodo e non ho avuto tempo per griffare. La griffata che vedrete ora l'ho fatta in coppia con un altro griffer conosciuto sul mio server Alone MC, che ha ottime capacità. Il suo nome è Megate Giorgio. Dato che sul suo PC Fraps non funzionava, ho citato il suo canale nella descrizione del video. La griffata in questo server, come vedete, è iniziata subito benissimo. Neanche il tempo di attivare l'X-Ray e il mio compagno ha subito trovato queste chests protette con dentro ogni ben di Dio. Grazie mille admin per averci risparmiato la nerdata di cercare materiali. Ora, sapendo che in questo server Tony, lava e acqua sono entrambe abilitate, la prima idea che ho avuto è stata cercare il classico buco nelle protezioni per poi pietrificargli tutto. Questa idea l'ho quindi proposta agli altri del mio clan, ma per motivi più vari alla fine ci siamo trovati solo io e Giorgio. Una volta esserci indiamantati a dovere e dopo aver craftato dei secchi quindi, da buoni sadici, abbiamo distrutto tutte le casse e bruciato gli oggetti in esse contenute con la lava. E detto ciò siamo partiti a cercare un bersaglio. Prima della griffata ho anche cambiato le shader. Quelle che uso ora danno un miglior risultato come FPS e hanno l'acqua meno trasparente. Così potrete meglio ammirare i flu del mare infinito. Ho cambiato anche la skin del mio personaggio visto che quella che avevo prima non mi ha più funzionato. Spero vi piaccia. Ma ora, voglio togliermi un piccolo sassolino dalla scarpa. Voi tutti griffer sapete che un certo personaggio su YouTube ha detto poco tempo fa che sarebbe tornato a fare video di Minecraft solo se raggiungeva, con la sua nuova serie, almeno 50.000 visualizzazioni ad episodio. Beh, ABC Predator invece si accontenta di molto meno. Il server di oggi infatti promette di avere il tag di YouTuber e la possibilità di volare se un utente ci realizza un video. Beh admin, eccomi qua. ABC Predator con le sue shader va bene. Ovviamente i contenuti del video li decido io. Però sia chiaro, il tag di YouTuber lo voglio non fare il banfone. E dato che alla fin fine sono un, tra virgolette, cancro rosicone, non potevo non andare a rompere i coglioni al mio idolo. Ecco qualche screen del mio operato sul canale del capobanfone. Qui vedete uno dei migliori esempi di menti deboli plagiate da quest'uomo per difenderlo. Non vi fanno pena? A me no. Queste persone sono il terreno fertile su cui un troll può pianificare una edit war coi fiocchi. Edit war che alla fine ho scatenato sotto il video in questione che, a settimane di distanza, è ancora in corso. E come dopo ogni trollata ben fatta, non poteva mancare la reazione del proprietario del canale. Ho sempre pensato di fare un tutorial su come trollare su internet, e quasi quasi potrei usare gli screen fatti durante la trollata al capobastone per realizzarlo. Che ne pensate? Scrivetemi il vostro parere nei commenti. Ma secondo voi, dopo una caterva di offese a gogo a metà dei membri presenti, il capo mi avrà bannato? Giammai. Questo screen l'ho preso oggi, e come vedete posso ancora scrivere commenti. Il troll, così come il griffer, se abbastanza furbo, può scatenare un gran casino ed uscirne indenne. Se volete vedere come, nel tutorial che intendo fare vi mostrerò tutto. Ma ora bando alle ciance e torniamo a noi. Come stavo dicendo prima della mia piccola digressione, l'obiettivo era di trovare un punto mal climato da cui far partire un'imponente pietrificazione atta a seppellire almeno parte della città principale del server. Punto che, come vedete, è stato facilmente trovato. Qui ormai non si vede più perché buona parte del lavoro è già stata fatta. Ma cosa meglio di un bel pinus protetto proprio contro il muro climato per gettarci sopra un po' di lava? Questi admin sono dei geni. Ma come si fa a climare così di merda? Tra chi clima lo spad per 3 km, facendoti svuotare la barra della fame camminando prima di poter iniziare a costruire qualcosa e questi elementi, qui non so chi sia meglio. Comunque guardate chi mostro ha già creato Giorgio. Lui è molto più avanti di me perché io sono dovuto andare a distrarre un altro utente che ci stava chiamando per vantarsi di come vinceva al parkour dello spad. Questo credo sia il cimitero dei bannati o qualcosa del genere. Un po' di pietra li vendicherà. Ma la vera fonte di divertimento di questo server la scopriamo solo dopo.
Qui Giorgio mi sta dicendo che c'è anche un mondo Plotmi. Io, da buon malpensante, gli dico subito che sarà difficile da griffare e che le altre volte ho avuto culo nel riuscirci. Ma dato che il mio compagno è insistente, andiamo comunque a dargli un'occhiata. Oddio. Non ci credo. Un mondo Plotmi con i beater abilitati e la possibilità di cambiare modalità di gioco da creativa survival e viceversa. Giorgio, sei un mito. È proprio vero, per chi mi capisce, la fama di E Mangiando. Caro capobastone, vuoi vedere una griffata falsa? Allora prenditi questa. A quanto pare useremo la stessa tecnica di grief che avevo utilizzato nella missione 11. Avanti famelici cani a tre teste. Azzannate questo server e regalatemi il mio sudato tag youtuber. Il primo bersaglio è stato questa casetta. Fra le altre cavolate fatte da questo admin nella gestione di questo server, si annovera anche lo spam dei mob abilitato in questo mondo creative e, udite udite, disabilitato nel mondo donne dove eravamo prima. Capo, ma come cazzo fai a dire che non si può più griffare? È vero che oggi esistono protezioni in grado di proteggere la Madonna di Lourdes, ma se gli admin sono incapaci con un po' d'ingegno, diventano del tutto inutili. Per quanto invece riguarda l'esecuzione di questa tecnica, provo a spiegare a chi ancora dice che i beater non spaccano nulla e t'ammazzano solo, tutta la procedura passo passo. Per prima cosa armatevi di sabbia delle anime, teschi di beater, armatura di diamante e 1-2 stack di mele d'oro potenziate. L'armatura indossatela subito, cambiate modalità di gioco con il comando Game Mode che vedete sullo schermo, mangiate la prima mela d'oro e poi, seguendo le istruzioni che trovate ovunque in rete, evocate 2 beater. E ripeto, 2 soltanto. Evocarne di più non serve a un cazzo, perché i beater a volte tendono anche a colpirsi a vicenda, e se lo fanno in più di 2 assieme, si ammazzano fra loro e voi non spaccherete più niente con uno soltanto. Se ne evocate 2 invece, avete l'armatura in diamante e le mele d'oro, loro assorbiranno l'energia da voi mentre vi colpiscono e non creperanno mai. Poi, per spaccare coi beater ricordatevi che loro danneggeranno le costruzioni contro cui vanno. Quindi, non aspettatevi di demolire un edificio girandoci intorno solo mezza volta o di demolire un edificio troppo basso perché ci voleranno semplicemente sopra. Ricordatevi poi di mangiare un'altra mela d'oro quando finisce l'effetto della precedente o finirete male. E quando siete nella merda, ricordatevi di cambiare modalità di gioco passando da survival a crafting. Come potete vedere, in questo server tutte queste precauzioni per sopravvivere sono in realtà inutili perché l'admin, nella sua infinita nerdezza, ha fatto in modo che i beater continuino ad attaccarti anche dopo che passi da survival a crafting. Nella missione 11 non era così. E per finire, con questa bella casetta in legno massello, abbiamo distrutto tutte le costruzioni di questo mondo Plotmi. Appena finita anche questa, io e Giorgio prepareremo una bella sorpresa per l'helper di guardia. Ed eccola qua la sorpresa. Visto che oltre ai beater anche lo spam di tutti gli altri mob era abilitato, così come tutte le uova, abbiamo creato una caterva di dispenser sui nostri lotti, li abbiamo riempiti delle uova più varie e, dopo aver acceso tutto, abbiamo chiamato il povero helper. Si sparerà un colpo in bocca dopo aver visto sto macello. Va bene, non ti do del lei, ma muoviti. Su. Fai TPA. No dai. Non ci credo. L'admin non ti ha abilitato il TPA. Mio Dio, ma che nabbo è chi gestisce questo server? Dai, almeno vieni qui a piedi. Vieni ad ammirare il frutto della nostra arte. Eccolo, finalmente è arrivato. Oddio. Non ha messo nessun comando per distruggere i mob in un colpo solo e sta facendo fuori il beater a spadate. Epico nell'epico. Avrà almeno il comando per bannarci? A questo punto il dubbio mi viene. Mi sa che non può farci proprio un cazzo. È mezz'ora che stiamo qui a girarci i pollici e ancora siamo sul server. Non si può griffare nei server di adesso, vero capobanfone? Si viene bannati subito coi sistemi di log. Sì, certo. Questo panorama di distruzione che potete ammirare qui è tutto falso, vero? Ma, alla fine, ci banneranno mai o no? Beh, probabilmente, dopo un bel po' di ore, Logner si è svegliato.
Però sono curioso di andare a vedere in che condizioni è ora il mondo Plotmi. Visto che il server è crack e scarico subito Minecraft SP per Linux Economic Fasullo, vado subito a vedere. Forse però il capo ha ragione. Qui sembra tutto a posto. Avranno ripristinato tutto con... Aspetta un secondo. Tutto a posto un cavolo, qui le costruzioni rispetto a stamattina sono aumentate di numero, ma quelle che avevamo danneggiato sono state riparate alla bene e meglio o sono ancora sfasciate. Capobanfone, ne hai sparata un'altra grossa. Perché se avevano i sistemi per ripristinare tutto non l'hanno già fatto? A questo punto, se anche voi volete il tag youtuber, andate all'IP che vedete in sovraimpressione e girate pure voi il vostro video. Gloria e fama al Griffing. Mi dispiace caro piccolo zombie, bella la maschera che hai addosso, ma non ci somigli nemmeno lontanamente ai miei cucciolotti a tre teste. Comunque tu rimarrai il simbolo di questa griffata, viva lo zombie eater. Arrivederci alla prossima.